radiolina in diretta da Sinnova 2015, la terza edizione del Salone dell'Innovazione in Sardegna, Molo Icnusa, a Cagliari ovviamente, per il futuro che prende forma. E prende forma grazie anche alla mente di tanti giovani che dopo anni e anni di studi decidono di credere in ciò che hanno assimilato in tutti questi anni, decidono magari di fare un gruppo e inventare un qualcosa o comunque andare a dare un supporto a un settore molto sensibile come in questo caso, diciamo, il turismo, correggetemi se sbaglio. Ciao a tutti. Precisamente il turismo. Allora, io ho davanti i due programmatori di babaiola.com, sono Nicola Usala, buongiorno Nicola. Ciao. E anche Enrico Garia, ben trovato. Allora, io loro non ce li ho. Ok, perfetto, grazie Simo. Parlateci meglio, o meglio parlate ai nostri ascoltatori, perché a noi già lo avete spiegato qua ed è fantastico quello che avete creato con babaiola.com. Babaiola funziona praticamente come una sorta di motore di ricerca, la dico spicciola, per gli avvenimenti che una persona può andare, diciamo, in un certo senso a voler andare ad acquistare dal punto di vista turistico, giusto? Certo, hai detto benissimo. Allora, con babaiola.com puoi digitare il budget che vuoi spendere in vacanza, il tipo di esperienza, quindi un viaggio romantico, avventuroso, e noi ti suggeriamo il volo, l'hotel e le attività da praticare. Ecco, praticamente non è però come un normale sito dove puoi acquistare la tua vacanza fondamentalmente, cioè qua andate proprio a indicare, grazie al supporto di determinate aziende, anche quella che può essere l'attività di intrattenimento, diciamo così, ma non solo, che una persona può andare a scoprire, per scoprire, che so, i percorsi del territorio o qualunque altra cosa che magari non si riesce a scoprire. Perché? Perché manca la digitalizzazione da, esatto, da un'altra parte. Esatto, in Sardegna molte aziende non sono digitalizzate, ovvero non permettono di pagare online con PayPal o con le carte di credito le varie attività, no, quindi abbiamo pensato di digitalizzarle e di permettere quindi di prenotare direttamente da internet in maniera semplice, veloce e sicura, grazie sia all'assicurazione di PayPal sia comunque sia ai contratti che abbiamo stipulato con le varie attività. Ecco, faccio un esempio se vuoi. Sì, assolutamente, volevo arrivare lì, perché allora, fuori onda abbiamo fatto degli esempi straordinari che ci hanno aiutato a capire davvero lo spirito, diciamo, che sta dietro. Il problema che abbiamo risolto può essere semplice. Quando magari volete andare all'Asinara, ok, la prima cosa che dovete fare è scoprire dove e quali aziende vanno all'Asinara. Molto spesso magari non trovate neanche i prezzi su internet, quindi magari desistete, dite no dai, non ci vado. E allora noi cosa abbiamo pensato? Noi digitalizziamo, cioè mettiamo tutte le informazioni di tutte le attività che magari vanno all'Asinara e in pochi clic puoi prenotare la tua vacanza a un determinato giorno, un prezzo, e sei sicuro che non ci sono costi extra e sei sicuro del percorso che andrai a fare, quindi hai una sicurezza tu di quello che andrai a visitare e soprattutto hai anche una comodità di pagamento anziché dover dare magari 500 euro in contanti lì. E poi abbiamo pensato anche che comunque sia questo è un, cioè possiamo dare veramente un supporto a queste aziende per farle conoscere ai turisti, quindi anche cercare di far conoscere di più anche gli stranieri, quelli che vengono, perché non è, diamo, magari in Sardegna diamo molte cose per scontato, ovvero che sì, si trova. Assolutamente. Abbiamo detto con la dottoressa Corona di Sardegna Ricerche che Sinnova serve anche per far conoscere tutte quelle aziende o startup innovative come la vostra che vanno a supporto della tradizione, perché noi sardi siamo molto tradizionalisti, ci piace sempre, diciamo, rimanere ancorati a quella che è la nostra tendenza, e in questo caso voi aiutate quelle persone che magari per un motivo o per un altro non hanno tanta dimestichezza con la tecnologia e con internet e dunque magari hanno la loro azienda o la loro attività ma non sono presenti nei motori di ricerca, non hanno un sito internet, non hanno un booking online. Fate tutto voi, quindi loro possono continuare, esatto, a fare la vita come l'hanno sempre fatta oggi, cioè con la loro azienda, con la loro attività, sì, con il telefono a gettoni, non c'è problema qualora fossero ancora così tra virgolette indietro, però a tutto il resto pensate voi e dunque potreste anche incrementare quello che è il loro
apporto di clientela, diciamo così. Beh, insomma, posso fare un esempio bellissimo, che è per esempio un'azienda che, con la quale ci siamo, abbiamo una partnership, che è Cavalieri di Baunei. Che praticamente fa questo percorso, si chiama Cavalcato Giastrina, è una tre giorni dove praticamente vai a vedere tutti i vari percorsi e soprattutto vai a dormire negli ovili in mezzo alla natura, nella tenda, e vedi dei posti come proprio in modo tradizionale, come magari vivevano 100 anni fa, e ti offrono da mangiare prodotti tipici del luogo, quindi fai anche, può girare quell'economia, è molto, ecco, vedi, interessante. Ci hai detto una cosa che io personalmente non sapevo, io non lo sapevo che c'era questa possibilità, come vedi, ecco, adesso lo so, farò un salto su babaiola.com e andrò a magari informarmi meglio sulle varie possibilità, i percorsi che il nostro territorio offre, giustamente, per le varie attività che si possono fare in Sardegna. Ragazzi, che dire, davvero complimenti, perché grazie. Insomma, voi sei, allora, tu Nicola di Sassari, giusto? Sì, di Sassari. Io sono di Perdagius, nel Sulcis. Ah, Perdagius, quindi insomma vi siete trovati all'università? Sì, esatto. È un po' come nella migliore delle tradizioni, insomma, ci si incontra quasi, sì, per caso. Come Steve Jobs e Wozniak. Esatto. Io, cioè, lo dicono tutti che sarà la battuta. Sì, infatti. Era meglio non dirla. Chi è Steve, cioè, o meglio, chi è Jobs e chi è Wozniak, perché tutti, diciamo, e due si chiamano Steve. Lui è più Wozniak, è quello che sa programmare, diciamo, meglio. Ok, quindi dai, tu sappi che te la prenderai. No, no. Leggendo la storia di Steve Jobs e Woz, prima o poi sappi che... No, scherzo, ci mancherebbe. È già preoccupato. Vi auguro tutelando. Davvero... Come? Mi sto tutelando. Bravo, fai bene, avvocato con le contro, mi raccomando. No, scherzi a parte, ragazzi, vi auguro. Davvero, verrò a visitare babaiola.com. Sì, esatto, la piattaforma è book.babaiola.com per scoprire tutto quello che il nostro territorio ha da offrire. Grazie ragazzi. Grazie a voi.